Sì, grazie Presidente ancora nuovamente per la parola. Come detto, noi su questa delibera di iniziativa popolare ci dobbiamo astenere, non ripeto, la nostra volontà invece è quella di abolirle, ma come è stata molto chiara ed esplicita l'Avvocatura, siamo tenuti noi come amministrazione perché abbiamo il dovere di tutelare l'amministrazione, chiaramente anche le risorse del Comune, siamo costretti ad astenerci. Detto questo, l'abbiamo detto più volte perché chiaramente questa delibera purtroppo va contro le norme nazionali, come è anche per i circhi, è la stessa tipologia chiaramente di norma. Noi però con il regolamento, e questo mi fa piacere che il consigliere Peronzi l'abbia citato, finalmente porremo fine a questo strazio che le botticelle vivono costantemente e quotidianamente in mezzo al traffico e in mezzo allo smog. Perciò questa amministrazione ha avuto il coraggio finalmente di affrontare un problema antico, atavico, che nessuna amministrazione ha mai voluto affrontare, e chiediamo invece di chiaramente ai nostri colleghi di interloquire con i propri colleghi deputati per spingere invece la legge nazionale presentata dal ex deputato Bernini il 9 giugno 2017 proprio per cambiare finalmente quella norma nazionale e permettere a tutti i comuni, anche a Palermo se lo vorrà, di eliminare i veicoli a trazione animale. Perciò abbiamo votato favorevolmente a un ordine del giorno oculato, chiaramente che va su quella direzione, ma ci dobbiamo astenere. Detto questo, porteremo a breve il regolamento sulla trazione animale in Commissione Ambiente per chiaramente presentarlo anche ai colleghi e per tranquillizzarli e facendogli capire che questa amministrazione vuole il bene degli animali e non vuole il contrario. È anche quasi pronto il regolamento sui circhi. Ecco, questo è importante ribadirlo, noi ci teniamo a salvaguardare il benessere animale. Grazie Presidente.